Innanzitutto ringrazio il dottor Colomba, Alessandro Faurlin per l'invito, per me è ovviamente un onore essere qui questa sera, un po' perché avevo sentito parlare di InfoRelea, dell'attività che ho svolto, un po' perché ovviamente in particolare questo marchio Lea ha un'eredità importante per tutto il paese, quindi per me è un particolare piacere che sono qui questa sera, di nuovo ringrazio per l'invito. Io cercherò di condividere con voi alcune riflessioni. Secondo me il segreto, appunto, il discorso dell'arte migliorare è un po' legato al fatto che per capire veramente questa cosa e per imparare a migliorare non c'è altro modo che farlo. Quindi diciamo tutte le attività che servono per, diciamo così, per imparare facendo o per fare imparando, ecco lì sta un pochino il segreto. L'altro principio del Lean Thinking è mettere le cose in evidenza, fare vedere. Se non vedo, non mi accorgo dei problemi, se non mi accorgo dei problemi non posso cominciare a risolverli, se non posso cominciare a risolverli non li risolvo. Pensate quanti anni abbiamo passato, no, a discutere alla moviola la sera davanti alla televisione, allo stadio, sì, ma la barriera era a una distanza, un metro più, un metro meno, eccetera. Poi è arrivato il tizio con la bomboletta spray e di questa cosa qui non si parla più. No? Perché? Perché ho messo a vista, ho reso visibile qual è la norma, ho reso visibile che cosa è giusto, che cosa è corretto fare. E in questo modo ho anche potuto, posso evidenziare per differenza invece che cosa non è corretto, che cosa è anormale, quindi che cosa rappresenta un problema. Infine, un omaggio a Magritte, attenzione, quello che noi pensiamo che sia il Lean non è l'immagine che abbiamo noi del Lean. Noi abbiamo un'immagine del Lean distorta, abbiamo un'immagine del Lean di acronimi, di parole giapponesi, di tecniche, di... No, quella è... l'immagine, no? Come dice Magritte, questa non è una pipa, questa è l'immagine di una pipa. E quindi molte volte le cose che noi vediamo nei nostri PowerPoint, le tecniche, tutti gli artefatti che costruiamo, non sono il Lean, ma sono l'immagine del Lean.